eretici, mendicanti e inquisitori, no? È il titolo della lezione successiva, e si inizia a parlare delle cattedrali, no? Il termine cattedrale forse lo conoscete, no? Il termine cattedrale si appunta ad una chiesa, che in genere è la chiesa principale di questa o di quella città, di questo o di quel municipio, ed è la chiesa in cui ha sede la cattedra, cioè la sedia, per così dire, del vescovo. Cattedra significa questo, il luogo dove ci si siede. Il vescovo è la suprema autorità ecclesiastica presente nella città. Quindi cattedrale prende nome dalla cattedra, è la chiesa principale della città ed è la chiesa dove si insegna la corretta dottrina cristiana, la si insegna per bocca del vescovo. Ricordatevi che i vescovi sono i successori degli apostoli, no? Il vescovo di Roma, il papa, poi è successore del capo degli apostoli, cioè di San Pietro. Ecco, tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo abbiamo un vero e proprio boom di costruzioni di cattedrali, soprattutto nella penisola italiana, dove la civiltà cittadina non è mai venuta meno, anche in epoca alto medievale. Ma dopo l'anno 1000 abbiamo una ripresa significativa dei vari centri cittadini, ecco perché l'Italia è come dire, il paese delle mille città, il paese che ha più comuni al mondo, non solo ha più comuni al mondo, ma come sapete la nostra penisola ospita all'incirca il 50% di tutti i beni culturali e artistici del pianeta, non dell'Europa, del pianeta. E questi beni culturali e artistici sono distribuiti praticamente su tutto il territorio, dalle Alpi alla Sicilia, al canale di Sicilia. Non c'è paese, paesino, non importa quanto piccolo, che non abbia la sua opera d'arte di un certo valore, la sua chiesa affrescata che risale al Medioevo, no? Per non parlare dei siti archeologici che risalgono, come sapete, all'epoca romana. Ecco, la gran parte degli edifici religiosi viene costruita proprio tra XI e XIII secolo. Ma pensate forse alla chiesa più famosa, no? Il Duomo di Milano, la cattedrale di Milano. No, che è un esempio magnifico di arte gotica, di chiesa gotica. E che cos'è la chiesa? Cosa rappresenta la chiesa, la cattedrale, no? L'edificio è anche un simbolo di potenza cittadina, nonché di autonomia municipale. Infatti queste chiese vengono costruite in quei comuni dal nord dell'Italia che sono molto ricchi, perché la loro ricchezza si basa, come abbiamo detto, no? sui commerci anche ad ampio raggio, anche con l'Oriente, no? Vedi il caso di Venezia, di Genova, per esempio, quindi hanno un sacco di denari da spendere in quella direzione e ci tengono a manifestare la loro autonomia rispetto a quei sogni universalistici imperiali di Federico Barbarossa, per esempio, o dello stesso nipote Federico II. Da qui quella diffusa municipalità e quel campanilismo fa riferimento al campanile come punto di riferimento della città, quindi essere campanilisti vuol dire fare il tifo per la propria città. Oggi di campanilismo si parla purtroppo soltanto in termini calcistici, no? Quindi fare il tifo per questa o quella squadra che rappresenta la mia città. All'epoca costruire la cattedrale è simbolo di potenza e di indipendenza. Si passa progressivamente dallo stile romanico allo stile gotico, ne parlerete poi ampiamente in storia dell'arte. Nello stile gotico alle colonne e alle volte si aggiunge il pilastro, perché vedete che la cattedrale gotica è una cattedrale molto più alta, molto più slanciata, quindi c'è questo slancio verso l'alto e c'è l'elemento della luce, no? Quindi finestre altissime, vetrate, rosoni, no? Che fanno entrare la luce, perché la luce simboleggia Dio, la grazia di Dio, quindi deve penetrare, ma per far questo bisogna elevare le strutture della chiesa, renderle più leggere ed è necessario diciamo puntellarle con pilastri di nuova concezione che siano in grado di reggere i pesi contrapposti. Altro elemento fondamentale delle chiese gotiche, che è espressione anche della mentalità del tempo,
Sono i gargoyle, ne avete sentito parlare, no? Queste sculture, no? Che popolano le facciate delle chiese, pensate a Notre Dame, a Parigi, che rappresentano le forze del male, quindi hanno la faccia di demoni, di animali, e vengono appunto utilizzati come canali di scolo, grondaie, no? Hanno questi volti deformati, no? Se ne parla anche nel cartone animato che avrete visto, no? Il mostro di Notre Dame che familiarizza con questi gargoyle che a un certo punto prendono vita. Il significato qual è? Il significato è che la chiesa o la cattedrale in particolare, che è il luogo della cattedra del vescovo di salvezza divina, lascia fuori dall'edificio tutte le forze maligne che provano ad arrampicarsi, no, ad assediare il bene che risiede all'interno della chiesa. Come dire, la chiesa è un'isola felice, no? Mi garantisce la salvezza dell'anima che è rappresentata dalla luce divina che penetra abbondantemente attraverso le vetrate che dicevamo prima. Quando si parla di malessere religioso nel corso del XII secolo, si parla della diffusione delle eresie che abbiamo già trovato nella chiesa delle origini, comunque nella chiesa dei primi secoli d.C., ma che, ecco, che ritornano in maniera significativa nel XII secolo. Il termine eretico lo definiamo subito: eretico viene dal latino tardo hereticus, che a sua volta si rifà al greco aereticos, che deriva dal verbo greco aireo, che vuol dire io scelgo. Che cosa significa io scelgo? Significa che scelgo di seguire questo dogma, questa dottrina, piuttosto che quest'altra dottrina, cioè che non accetto in toto la dottrina della Chiesa Cattolica, ma mi riservo di scegliere un articolo di fede piuttosto che un altro. Il termine eretico si riferisce a chi, pur facendo parte di una chiesa o di una confessione religiosa in generale, si fa promotore, sostenitore o seguace di una determinata eresia, quindi di una scelta particolare. In particolare, chi, essendo membro della Chiesa Cattolica, nega pertinacemente, cioè ostinatamente, le verità e i dogmi di fede. Assolutamente no, nel senso che non puoi essere eretico e nello stesso tempo ateo, anche se poi il termine eretico col passare del tempo anche qui ha assunto significati diversi, significati più ampi, per cui il termine eretico può diventare anche sinonimo di blasfemo, no? Dire un'eresia vuol dire una cosa che non sta né in cielo né in terra, per così dire. La lingua italiana si evolve, no? E a questo proposito la definizione che vi ho letto è quella della Treccani, il dizionario Treccani. Online lo potete andare a consultare come vi ho consigliato di fare per tutti i termini storici o filosofici man mano che li incontriamo. Allora, all'origine, Alissa, il termine eretico indica, e questa è proprio l'etimologia della parola, colui che sceglie, quindi colui che si ritrova pieno in quella religione, no? In quella confessione, quindi si sente cristiano, ma è un diversamente cristiano. Ecco, rispetto all'autorità costituita, nella fattispecie la Chiesa Cattolica, sceglie di accettare un determinato dogma, ma di rifiutarne un altro. Non so, per esempio, gli eretici, una eresia molto famosa è quella di Ario, parliamo terzo, quarto secolo dopo Cristo, quindi all'epoca del Concilio di Nicea. Ario, da cui deriva l'arianesimo, sceglie di considerare sul dibattito cristologico, cioè intorno alla figura di Cristo, sceglie di considerare Gesù Cristo solamente uomo, cioè Cristo è stato un uomo eccezionale, inviato da Dio, ma la sua natura è natura pienamente umana. Per il resto accetto tutte le altre visioni, tutti gli altri dogmi di cui mi parla la Chiesa Cattolica, ma sulla figura di Cristo insisto, sulla umanità. Nicea poi sceglierà in maniera diversa, dirà che la natura di Cristo è dualistica, è ambigua, è metà uomo e metà Dio, e sia Dio che uomo, e in questa maniera tutti quelli che non la pensano nella stessa maniera, quindi Ario, ma anche quelli che considerano Cristo entità solamente divina, quindi non dotata di corpo, cioè quelli che sostenevano che Cristo era, come dire, Dio e che il corpo fosse una vera e propria illusione ottica. Quindi tutti quelli che non hanno in comune con la Chiesa Cattolica il dogma della duplice natura di Cristo, uomo e Dio allo stesso tempo, sono dichiarati eretici perché hanno scelto
Ecco, aireo, ereticos, cosa significa? Hanno scelto di sposare quella visione particolare rispetto alla dottrina cristiana generale. Nascono questi movimenti eretici dal malessere religioso nel corso del XII secolo. Perché il malessere religioso? Anche qui ve lo dico in poche parole. Abbiamo visto che dopo l'anno 1000 c'è una forte espansione demografica, quindi cresce la popolazione, iniziano a popolarsi le città, c'è una emigrazione più o meno forte dalle campagne verso le città e la gente che va nelle città spesso e volentieri non ha né arte né parte, quindi il problema del lavoro diventa un problema molto significativo, si creano ampie sacche di emarginazione e quindi ampie sacche di emarginazione producono poveri e mendicanti che chiedono la carità a destra e a manca, no? Poi, oltre a questi, ci sono gli emarginati storici, i lebbrosi, per esempio, no? Per l'uomo medievale, il lebbroso è un peccatore, perché la lebbra è una malattia specchio dell'anima, quindi una sorta di colpa da espiare. Quindi i lebbrosi vanno tenuti lontano dalla comunità. È vero che vanno tenuti lontano per evitare il contagio, no? Quello della lebbra è un batterio piuttosto pericoloso, si trasmette da uomo a uomo, ma non è nemmeno così facile da trasmettersi la lebbra. Però ecco, viene considerata dall'uomo medievale una vera e propria un vero e proprio segno, no? Un marchio di infamia, un vero e proprio segno del peccatore che il peccatore si porta appresso. Nascono i movimenti ereticali. I movimenti ereticali, come dire, esprimono questo disagio, questo forte disagio. Si parla di due movimenti ereticali in particolare. In realtà c'è una galassia di movimenti ereticali, ma noi dobbiamo procedere per sommi capi. Da una parte i cosiddetti Valdesi, dall'altra i Catari. Ora, i Valdesi esistono ancora oggi, c'è la Chiesa Valdese alla quale si può anche attribuire l'8 per mille. Con la dichiarazione dei redditi, quindi è un'eresia antica nata nel XII secolo, sopravvissuta alle persecuzioni della Chiesa Cattolica, alla Santa Inquisizione, fino ad oggi. Valdo chi è questo Pietro Valdo? Innanzitutto la localizziamo, Valdo è di Lione, quindi nasce nel 1170 a Lione, nel sud della Francia, ha una biografia molto simile a quella di San Francesco d'Assisi, anche lui è figlio di un mercante, a sua volta mercante, e vi ho detto una delle caratteristiche fondamentali dei borghesi, di quelli che vivono in città, no? Mercanti in particolare, è che hanno una certa cultura di base, perché non puoi fare il mercante senza saper far di conto e senza saper leggere e scrivere. Allora, chi sa leggere e scrivere ha curiosità a leggersi, c'è un minimo di ispirazione, diciamo, spirituale, oltre a quella di fare soldi, insomma, si mette a leggere che cosa? Beh, le sacre scritture, in particolare il Vangelo. Quindi va a cercare nel Vangelo Valdo, poi anche lo stesso Francesco d'Assisi e tutte le migliaia di personaggi consimili, di cui magari la storia non ci ha lasciato il nome, ma questo movimento è diffuso un po' in tutta l'Europa. Ecco, vanno a cercare nel Vangelo quelle risposte ai problemi che la gente sta avendo in quel momento. E quali sono i problemi? Sono queste masse di poveri disgraziati, molti ridotti in miseria, che hanno abbandonato le campagne e che vivono miseramente. Di contro, invece, alla Chiesa Cattolica, molti di questi che sono, come dire, vescovi, parroci, che predicano, leggendo il Vangelo, predicano la povertà di Cristo, o meglio, non la predicano nemmeno, leggono quello che vogliono leggere in pubblico, ma poi si comportano in maniera assolutamente incoerente. Ma come? Il messaggio del Vangelo è quello che i primi saranno gli ultimi e bisogna dedicarsi in tutte le maniere all'assistenza dei poveri e condurre una vita in povertà. È il messaggio fondamentale del Vangelo, ad imitazione di Cristo, e voi che vi proclamate eredi del magistero di Gesù Cristo, invece vivete nel lusso, nell'abbondanza, avete ventri flaccidi, come dire, e tutta questa vostra ricchezza la ostentate di contro alla povertà della povera gente. Beh, così evidentemente non può andare bene. Quindi Valdo legge il Vangelo, scopre
il vero contenuto, il vero messaggio del Vangelo sposa l'essenza solidale e pauperistica del cristianesimo delle origini. Pauperistica è l'aggettivo che deriva da pauperismo. Pauperismo, ricordatevi, quando io ho una parola che finisce per ismo, con ismo, intendo una visione del mondo, un'ideologia politica, religiosa, economica, o che dir si voglia, e il significato glielo dà il termine che c'è prima. Pauper, in questo caso povero, quindi pauperistico è un movimento che fa della povertà, ecco, del valore della povertà il suo tema centrale. Quindi movimento pauperistico, movimento ispirato al Vangelo. Che poi ritroviamo, no, in tanti ordini religiosi, per esempio, altrettanto pauperistici quanto i valdesi sono i francescani, che vuol dire sforzarsi di condurre una vita assolutamente all'insegna della frugalità, quindi pasti ridotti, elemosina. Che cosa fanno i valdesi? Fanno la stessa cosa dei poveri disgraziati, quello che fanno anche i francescani, i frati francescani, cioè vanno in giro a chiedere l'elemosina e quando ottengono un'elemosina la dividono con quei poveri disgraziati che muoiono di fame e che si accalcano, no, lungo le gradinate della chiesa aspettando questi ricchi, pasciuti e ben vestiti che escono dalla funzione domenicale. Ora, qual è la differenza fondamentale, visto che ho introdotto anche il tema francescanesimo, San Francesco d'Assisi e Pietro Valdo, quindi tra valdesi e francescani? Poi Valdo e Francesco sono quasi contemporanei. La differenza sta nel fatto che mentre Francesco chiederà l'approvazione della Chiesa Cattolica e sottoporrà la regola da lui scritta tra il 1217 e il 1219 all'autorità di Innocenzo III, quindi all'autorità del Papa, sottomettendosi di fatto alla Chiesa, invece Valdo e tutti gli altri movimenti ereticali entreranno in conflitto proprio con la Chiesa Cattolica, non ne riconosceranno l'autorità e quindi saranno dichiarati eretici. Quindi, tipico dei valdesi, ieri come oggi, è appunto il rifiuto di tutto ciò che non è espressamente contenuto nel Vangelo. Tema che poi riprenderanno anche le chiese riformate nel corso del Cinquecento. Per esempio, nel Vangelo si parla di soli due sacramenti, cioè nel Vangelo vengono istituiti solo due sacramenti: il battesimo, si parla infatti del battesimo di Cristo, e l'Eucarestia, si parla infatti dell'ultima cena, ma non si parla dell'ordinazione dei sacerdoti, non si parla del matrimonio come cerimonia religiosa, come sacramento religioso, non si parla di estrema unzione, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che sta nel Vangelo io lo sposo come mio, lo faccio mio. Tutto quello che non c'è nel Vangelo evidentemente non appartiene alla lettera di Gesù Cristo, alla lettera del cristianesimo originario. È stato aggiunto successivamente dalla Chiesa, per motivi poi politici, di esercizio dell'autorità, di controllo dei corpi e delle anime. Dunque lo rifiuto in toto, da qui la scomunica che coglie i valdesi e Valdo nel 1184. I valdesi vengono scomunicati, quindi messi fuori dalla Chiesa, da quel momento perseguitati dalla Santa Inquisizione e così via. Guarda, gli eretici sono estremamente pericolosi perché la maggior parte di queste eresie fioriscono proprio in ambiente cittadino, no? Come ti dicevo, non tanto nelle campagne, ma proprio in ambiente cittadino. E quindi sì, se tu intendi dire si mescolano nel senso che sono parte di una comunità, per cui come fai a distinguere un eretico da uno che non è eretico? Allora, nel nome della rosa, che è ambientato un secolo dopo, è ambientato nel 300, qui siamo ancora nel XII secolo, e quello è ambientato nel XIV secolo. Quegli eretici che si sono, diciamo, che troviamo lì in mezzo ai frati, che si sono, beh, sì, come dire, camuffati, no? In un certo senso, sono gli eredi di un altro grande eretico che è fiorito, un'altra eresia che è fiorita sempre in Italia, ma un secolo dopo rispetto a Valdo, rispetto all'epoca di San Francesco, che invece sono tra undicesimo e inizio XII secolo, che si chiama Fra Dolcino, ecco perché si chiamano Dolciniani. Allora, l'eresia dolciniana sorge verso la fine del XII secolo, verso la fine del 200, e poi si protrae per vari decenni, anche i dolciniani
poi vengono affrontati e vengono massacrati, poi vengono sconfitti proprio militarmente, poi vedremo, avranno lo stesso trattamento dei catari, cioè questi non ci vanno leggeri, si proclama una vera e propria crociata, cioè la crociata invece di farla contro i musulmani la fai contro i cristiani eretici. E allora questi sono pericolosi, perché, ma questi qua sono dei fuggiaschi, ormai i dolcignani erano stati del tutto sconfitti, quindi quelli che vedi nel nome della rosa sono dei dolcignani residuali che hanno trovato rifugio in quell'ordine e poi alla fine quando vengono scoperti gettano la maschera, dice io ero, sì, ero dolcignano, no? Quel remigio, no? Quel remigio che alla fine getta, io i preti li ammazzavo, perché poi questi qua ci sono come dire, gli eretici buoni, tra virgolette, i non violenti, e poi ci sono degli eretici che in nome dei principi del Vangelo diventano dei socialisti ante litteram, cioè io non solo predico la povertà, ma mi fa talmente rabbia l'ingiustizia che i potenti e la Chiesa perpetrano contro i poveri disgraziati che sono anche disposto a prendere le armi e a combattere. Da veri comunisti, rivoluzionari, ante litteram, per difendere i deboli contro i ricchi, contro questi figli di buona donna, no? Che sono le autorità ecclesiastiche. Quindi quel Remigio lì era, come dire, un partigiano che aveva combattuto contro le autorità ecclesiastiche, poi si era rifugiato in quel convento, si era mascherato, per così dire, e alla fine con l'Inquisizione purtroppo gli dice proprio male, no? Poi hai visto che fine che gli fanno fare, insomma. Certo, lui si rende conto di essere spacciato una volta che hanno scoperto che lui era dolciniano, perché comunque l'avrebbero fatto fuori lo stesso. A quel punto, per evitare la tortura, perché la tortura viene istituita proprio a metà del XIII secolo, quindi nell'epoca che stiamo studiando, per far confessare gli eretici impenitenti. Ora, lui dice, beh, inutile che ricorrete alla tortura, ve lo dico io, sono eretico, sì, è vero, sono stato io, mi faccio carico di tutti i delitti che sono avvenuti. In realtà non era vero, non era lui il mandante di quei delitti. Alla fine sa che è spacciato, infatti poi finirà sul rogo insieme ai suoi compagni. Thank you.